Get it poppin', hot tamale. Dirty and bass, we so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. Bella a tutti ragazzi, sono Roby e oggi vi presento il terzo episodio di Come fare compravendita. Come avevo detto nel precedente episodio, oggi vi parlerò dei giocatori in form. Allora, questa è la mia pila scambi, ne ho venduti un bel po' e ora vi dirò solo quelli più famosi, diciamo, che vanno di più per la compravendita. Allora, sicuramente Gaitan, qui ne ho comprati un paio, un esterno sinistro che è molto buono, ha dei buonissimi parametri. Comprati entrambi a 14.000 e rivenduti a questo qui 17.500, questo qui 18.000. Poi questo Matri che ho comprato a 17.000 se non ricordo male, rivenduto a 22.500, scusate. Poi questo Philippe Luis, ne ho comprati un paio, questo qui con il 433, comprato a 24.000 e rivenduto a 29.500. Quest'altro Philippe Luis, 343, comprato a 27.000 e rivenduto a 32.000. Poi questo Lamela, che anche lui va molto forte, che ha dei buonissimi parametri, comprato a 28.000 e rivenduto a 35.000. Poi questo Mathieu, come vedete, ne ho comprati 4 perché devo dire che va veramente molto e vi spiego il perché. Allora, la sua carta originale è un terzino e con questi parametri non è tanto forte, però la sua carta nera, ovvero Inform, è stata fatta come difensore centrale e quindi diventa forte perché avendo 75 di velocità e anche una buona difesa, una carta forte, anche se ha questo parametro che non è molto alto, un 72, però diciamo che la sua altezza compensa questo parametro. Poi questo Fanny, protezione destra del Marsiglia, buona velocità, buoni parametri di difesa, rivenduti a 18.500, 17.500, comprati a 14 se non ricordo male. E questi Mathieu comprati tutti intorno ai 12-13, rivenduti come vedete a 15.000, 17.500, 15.500, 15.000. E niente, il video finisce qui, spero di esservi stato d'aiuto, se è così lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e continuate a seguirci perché nel prossimo episodio, sarà l'ultimo, e vi parlerò dei giocatori Team of the Season, ovvero quelli blu, che mi hanno fatto fare davvero un buon profitto di 20.000 per giocatore. Comunque niente, continuate a seguirci e niente, per oggi è tutto, bella!